E salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano. Oggi un video tanto atteso dalla maggior parte degli utenti che sono iscritti al canale, e cioè le migliori applicazioni per Android. Scusate se ovviamente le migliori applicazioni le faccio uscire circa una volta al mese, ma purtroppo, come già anticipato qualche mese fa, i video su questo argomento sono sempre più complessi da realizzare, siccome le applicazioni si stanno livellando bene o male tutte sullo stesso livello per l'appunto, e bene o male le applicazioni nuove che stanno uscendo dagli sviluppatori Android fanno tutte la stessa cosa. Quindi la ricerca va fatta bene, non voglio portarvi spazzatura, un video alla settimana sulle migliori applicazioni, non voglio farvi promesse inutili per poi farvi installare cose che sul telefono fondamentalmente non utilizzerete mai. Quindi oggi la classifica sarà composta da 5 migliori app per Android. Ovviamente mi raccomando, se il video vi piacerà lasciate un like, a voi non costa nulla, a me fa tanto perché fa sì che raggiungiamo maggiore visibilità, raggiungiamo, parlo al plurale, perché siamo una community e dobbiamo aiutarci l'un con l'altro perché più cresciamo, più video arriveranno. Dunque ragazzi, non perdiamoci in altre chiacchiere, per chi non si fosse iscritto ancora al canale lo facesse, sarebbe per me un onore avere un utente in più che ama la stessa cosa che amo io, cioè il mondo Android, il mondo tecnologico in generale. E quindi partiamo con la prima applicazione di questa bellissima lista di 5 app migliori per Android di marzo 2018. Applicazione di cui voglio parlare è Storyboard. Storyboard è un'applicazione by Google. Essa è un'app molto minimale che pesa davvero pochissimi megabyte e che tutti voi potete installare sul vostro smartphone. Mentre parlo, vi mostro una clip in cui utilizzo l'applicazione e vi faccio capire di che cosa sto parlando. All'apertura dell'app, le schermate sono praticamente due: quella iniziale, in cui c'è il titolo dell'applicazione e l'interazione che potete andare a fare con essa, cioè un tap sullo schermo, oppure un menu in alto a sinistra, tendina, che è inutile, che andiamo ad analizzare. Perché? Perché la funzione principale dell'app è cliccare al centro, caricare al suo interno un video e il video verrà analizzato dall'applicazione. Questa analisi farà sì che l'app stessa in automatico ci dia una sorta di storyboard del nostro video in cui mostra le immagini più sfiziose che il nostro video ha catturato precedentemente. E cosa fa con queste immagini l'applicazione poi? Realizza una sorta, in maniera abbastanza fumettosa, di storia per l'appunto, che noi possiamo andare a modificare poi con uno swipe verso l'alto. Infatti, facendo vari swipe possiamo cambiare sia le cornici sia le immagini che mostriamo, però tutto in automatico in maniera randomica, cosa che rende l'app abbastanza facile da utilizzare, ovviamente, quasi banale voglio dire, e soprattutto automatica e intuitiva. La seconda migliore applicazione per Android di questo mese si chiama Quality Time. Quality Time modifica radicalmente l'uso dello smartphone, o quantomeno diciamo che entra nel vostro cervello, perché che cosa fa? Una volta installata, anch'essa dal peso di pochissimi megabyte, in RAM quasi non si sente, quindi qualsiasi telefono, anche questa volta, può installare Quality Time. Una volta installata, resta silente all'interno dello smartphone e analizza tutte le volte che voi utilizzate lo smartphone e quindi quante volte sbloccate lo smartphone e che uso ne fate, quali applicazioni utilizzate di più e, nel caso in cui vogliate disintossicarvi da quell'applicazione, potete anche inserire una sorta di alert che non solo vi va a dire quante volte in eccesso avete utilizzato quell'app durante la vostra giornata in termini di tempo o di click, ma potete anche inserire una sorta di blocco app, cosa molto interessante. Come potete constatare sempre dalla clip qui nel video, la cosa molto carina dell'applicazione in sé per sé è che potete andare a vedere storia per storia, quindi giornata per giornata, l'uso del vostro smartphone, quante volte sbloccate in totale il vostro smartphone e le applicazioni di uso medio. Quindi praticamente io ho giocato a Yu-Gi-Oh! Duel Links, che è un gioco che voglio portare qui sul canale, che voglio recensire, e oggi, per esempio, da stamattina, da mezzanotte ad ora, praticamente, perché parte un nuovo giorno, per l'appunto a mezzanotte, è un minuto, e praticamente in quel momento, per esempio, mi porto che ho utilizzato per 2 ore questa applicazione nell'arco della giornata. Quindi un'applicazione molto utile e magari può farvi capire effettivamente quale utilizzo fate del vostro smartphone e come magari disintossicarvi. Terza migliore applicazione per Android è un'applicazione davvero interessante che si chiama Wally. Wally non con la Y, con la I. Ovviamente tutte le applicazioni che vi sto citando le troverete linkate qui in descrizione. Wally cambia completamente la schermata del vostro smartphone perché contiene i migliori sfondi per Android. Io ero convinto che la migliore applicazione in termini di sfondi fosse Zedge, ma qui siamo su un altro livello, anche se l'applicazione è più particolare. Perché dico questo? Perché all'interno dell'app le immagini che andiamo a vedere non sono divise per
diciamo ricerca, quindi noi non possiamo andare a fare una ricerca dell'app che ci interessa, non so, scrivere mare, ma sono divisi solo per categorie. Queste categorie però al loro interno contengono sfondi ad altissima qualità che non caricano soltanto persone che praticamente interagiscono con l'app stessa, quindi gli sviluppatori, ma caricano gli utenti stessi, fotografi a volte, con effetti e qualità d'immagine davvero altissime. Vi faccio un esempio sempre qui nella clip, in cui vado a selezionare un'immagine che mi piace nel praticamente tempo libero, nello svago, come categoria. Di categorie ce ne sono davvero tantissime, la vado a settare dall'interno dell'app stessa e come potete vedere sempre qui sulla home l'immagine è spettacolare e ad altissima qualità. Ovviamente ci sono due impostazioni, o la setti all'interno dell'app un'immagine o la scarichi. Io vi consiglio di scaricarla qualora vogliate settarla o sulla schermata di blocco o sulla home. Se settate l'immagine dall'interno dell'applicazione con l'impostazione setta, essa verrà settata in entrambe le schermate, quindi occhio a quello che fate. Ovviamente non succede nulla, ma è una scocciatura in più nel caso in cui dovete poi andare a ricambiare l'immagine che non volevate per l'appunto modificare in una delle due schermate. Quarta e penultima applicazione, invece, l'applicazione in questione è un'applicazione di moda, si chiama 21 Buttons. Applicazione molto interessante perché è una sorta di social network in cui voi, nel momento in cui accedete e registrate il vostro account, dite di che sesso siete, maschile o femminile, vi compariranno una serie di immagini. Queste immagini sono prettamente di modelli che indossano qualche capo, o quantomeno nella ricerca dell'applicazione potete andare anche a cercare buttoners, quindi personaggi precisi di cui magari vi piace lo stile, oppure potete andare a cercare maglie, pantaloni, camicie, giubbini, scarpe con anche il filtro di marca, quindi marca con settaggio anche di prezzo. L'applicazione praticamente di moda molto molto completa, ma cosa a differenza delle altre applicazioni di moda in effetti? È il fatto che queste immagini, che vi mostrano praticamente modelli o persone anche come noi, che possiamo caricare anche noi stessi ovviamente fotografie con questa funzionalità che andrò ad illustrare a breve, queste immagini presentano dei pallini, da cui il nome Buttons. Una volta cliccato su uno di questi pallini, l'applicazione ci darà praticamente il nome del capo, da chi possiamo trovare il capo nel negozio commerciale, o effettivamente, oltre che al prezzo, anche rimandarci allo store online, ma già nella pagina dello store di interesse in cui è presente il capo. Esempio, se il cappottino è di Zara, ovviamente cliccando qui su acquista ci riporta nel sito di Zara, nella pagina del capo in questione, e possiamo acquistarlo spesso e volentieri dall'applicazione, quindi con questa funzionalità, con spedizione gratuita, e quindi è come se andassimo in negozio ad acquistare l'oggetto. Ultima applicazione migliore per Android in termini di complessità, questa forse è ancora meno intuitiva delle altre, ci dovete fare un pochettino la mano, ma non perché sia complessa, ma perché c'è tanto da scoprire, ed è Overlay. Overlay è un'applicazione per Android che ci permette di modificare le immagini, ma la modifica è davvero assurda, perché come potete vedere qui, ovviamente non vi sto a dire tutto quello che si può fare, dovete scoprirlo perché è davvero tanta tanta roba, ma vi posso accennare che nell'applicazione in questione, che per me è la migliore nel suo settore, ne ho provate davvero tante e ne ho portate anche altre sul canale prima di queste, possiamo aggiungere testo, aggiungere filtri, aggiungersi stickers, aggiungere varie situazioni di immagini già preimpostate dalle altre, quindi effetti speciali, per meglio dire, possiamo modificare le impostazioni della foto in termini di parametri, quindi di luminosità e saturazione, o tutte quelle che sono per appunto caratteristiche fotografiche che potete andare poi ad analizzare e modificare. E infine, la cosa che la rende diversa dalle altre è che ognuna di queste aggiunte che possiamo fare presenta dei sottoparametri, quindi modificabili all'estremo, sia in termini di trasparenza, contrasti, qualità, dimensione, rotazione. Insomma, è un'applicazione davvero fantastica che può sostituire davvero, davvero tutte le altre applicazioni che fanno la stessa cosa. Forse tranne Snapseed di Google, quella è un po' più improntata sulla modifica delle app in senso semplice, qui in senso complesso, cioè aggiungendo cose all'immagine oltre che modificare l'immagine stessa. Quindi ragazzi, il video di oggi è tutto, scusate se magari è durato un po' più del previsto, ma le applicazioni da spiegare sono sempre abbastanza complesse, lo si deve fare in maniera giusta. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di inserire un bellissimo like qui sotto al video e lasciare un commento magari suggerendomi qualche applicazione che posso recensire nei prossimi video per le migliori applicazioni per Android. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, in descrizione tutti i link, anche il mio canale Telegram, siamo arrivati a 700 membri, vi ringrazio tantissimo perché su Telegram non me lo aspettavo, e pagina Facebook, ovviamente anche il profilo Instagram, ma chi se lo ciuccia, praticamente una persona come me con le foto che posta, no? Scherzo. Come sempre ci vediamo al prossimo video e quindi ragazzi un saluto a tutti. Ciao!